Wired Coronavirus, un podcast per raccontare l'epidemia. Nella pandemia da nuovo coronavirus, il caso Corea del Sud è stato più volte citato come esempio virtuoso di lotta al virus, sia in Italia che all'estero. Dagli ultimi dati disponibili nel momento in cui stiamo registrando, ovvero quelli del 1° aprile, sono circa 9.800 i casi confermati e 165 i decessi. Un risultato notevole se pensiamo che qualche settimana fa la Corea era tra i paesi più colpiti dopo la Cina. Questo è il 21° giorno consecutivo in cui i nuovi casi quotidiani sono rimasti intorno al centinaio, ben lontani dal massimo di un migliaio di casi al giorno registrati agli inizi di marzo dai Korea Centers for Disease Control and Prevention, che comunicano quotidianamente i numeri ufficiali. Cosa ha permesso alla Corea del Sud di diventare un esempio a cui guardare contro il coronavirus senza lockdown estesi, ora applicati praticamente ovunque, ma comunque con un attivo programma di isolamento sociale? Uno dei punti centrali del modello Corea del Sud, che fa discutere anche qui da noi, è stata l'esecuzione di un numero molto elevato di tamponi, ovvero quegli strumenti che consentono di rilevare la positività al virus SARS-CoV-2. In questo momento i tamponi eseguiti sono stati quasi 400.000 e sono stati fatti da cliniche e strutture drive-thru, ovvero strutture che permettono di effettuare i test direttamente nella macchina delle persone, allestiti per esempio nei parcheggi degli ospedali. Questi test sono fatti in modo rapido e sicuro, senza contatti tra persone che possono essere potenzialmente infette. E questo è un modello che comincia a essere preso a esempio anche altrove. Anche in Italia, dove ha cominciato l'Emilia-Romagna intorno a metà marzo, con l'intenzione di fare un tampone ogni 5 minuti e circa 50 persone all'ora, identificate per mezzo della targa. Ma poi l'Emilia-Romagna è stata seguita anche da Marche e Toscana. Non si tratta di uno screening a tappeto, quanto piuttosto di test effettuati su contatti stretti di casi positivi, su operatori sanitari, oppure persone in isolamento, potenzialmente magari guarite. Sicuramente questo tipo di strategia coreana ha però anche dei lati negativi. Gli ospedali sudcoreani infatti devono fare i conti con un alto numero di ricoveri. Avere più persone diagnosticate come positive al SARS-CoV-2 significa infatti che poi ce ne saranno molte da tenere sotto controllo e da isolare, quindi tanti posti letto e parecchi dispositivi per proteggere il personale sanitario. Ma non ci sono solamente i test nella strategia della Repubblica di Corea. Si è spinto anche su altre procedure adottate altrove, ma in versione potenziata. Tra queste c'è il cosiddetto contact tracing, la possibilità di ricostruire la catena dei contatti a partire da un caso diagnosticato, per poi procedere con test, isolamento e quarantena. La Corea del Sud ha messo a punto un sistema estremamente sofisticato per intercettare i positivi e i loro contatti, basandosi su attività e spostamenti delle persone con l'infezione. Per tenere traccia dei casi, all'inizio dell'epidemia, quando a preoccupare erano soprattutto quelli di importazione, per esempio chi arrivava dalla Cina doveva fornire il proprio numero di cellulare e compilare giornalmente una app riferendo il proprio stato di salute. Ma c'è ancora un'altra soluzione. In Corea del Sud, già dai primi casi notificati, le informazioni relative ai loro spostamenti sono state rese pubbliche sui siti governativi e in particolare su delle mappe, ricorrendo, se necessario, a dettagli provenienti da transazioni con carte di credito, telecamere a circuito chiuso e spostamenti registrati con abbonamenti per i mezzi di trasporto. Ovviamente questo monitoraggio ha sollevato più di qualche perplessità in relazione alla privacy. I movimenti delle persone infatti sono stati utilizzati per mandare messaggi di allerta alla popolazione, per informare sì, ma anche alimentando una sorta di stigma sociale con speculazioni in alcuni casi sulla vita delle persone infettate. Tutte queste misure hanno permesso alla Corea del Sud, dove la memoria e l'esperienza acquisita con la MERS di 5 anni fa non sono poi così lontane,
di stabilire un legame epidemiologico, ovvero un legame diretto tra i singoli contagi, per la stragrande maggioranza dei casi, circa l'83%. Ma questo modello funzionerebbe in Italia? Da noi, dopo una prima fase di spinta sulla rilevazione a tappeto dei casi nel nord Italia all'inizio dell'epidemia, si è scelto di limitare i tamponi alle persone sintomatiche, con ovviamente una conseguente sottostima dei positivi nel nostro paese. Abbiamo quindi preferito una strategia di lockdown da un lato, di isolamento dei sospetti e tracciamento dei differenti contatti. Da più parti però, proprio perché i dati che stiamo registrando sono chiaramente parziali e sottostimati, si chiede di aumentare proprio i tamponi. L'Italia cambierà la propria strategia? Magari ne parleremo in una delle prossime puntate di Wired Coronavirus. Un saluto da Andrea Gentile.